Guardatelo, guardate che triste. Cioè, è messo lì, da solo, a mangiare del gelato per consolazione. Scuote la testa in segno di rassegnazione. Mamma mia, che esagerato. E sapete perché è lì in questo modo? Beh, guardate il tempo. Non c'è sole, nuvoloni. È forte vento. Voleva andare al mare, ma è da un po' di giorni che il tempo è davvero terribile. E quindi è disperato. Se ne sta lì a mangiare gelato già da un bel po'. Ok, dovrebbe smettere. Secondo voi si riprenderà? Ma su via, non bisogna disperarsi così. Anzi, avevo giusto pensato che potremmo anche approfittare di questa giornata per andare al centro commerciale, andare a fare shopping, comprare delle cose che dovevamo comprare già da un po'. Questa è un'ottima idea. Però sapete che in realtà Eric non sarà molto contento. Ah, no, piace mai far shopping, dice che si annoia. Però io avevo giusto pensato anche ad una challenge. E questa è una giornata perfetta per fare questa challenge. Quindi basta, basta stare senza far nulla e facciamolo smettere di mangiare quel gelato e cominciamolo ad uscire. Andiamo. Eric! Dominique, guarda, è uscito un po' di sole. Forse possiamo andarci a mare. Forse sta migliorando il tempo. No, 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 Eric, cioè, insomma, è solo un attimo di sole. Ma guarda che vento! E poi guarda che nuvoloni. No, no, Eric, mi dispiace, ma non sembra che si stia riprendendo il tempo. Non sembra che possiamo andare al mare. Potremmo prendere l'influenza. E vabbè, Dominique. Allora, pazienza, ci andremo un altro giorno. Ma io resto qui a mangiare il mio gelato e a Vabbè, deprimermi. dai, Eric, magari ci andiamo domani. No, anche domani c'è brutto tempo. Vabbè, ma. E vabbè, dai, Eric, ci andiamo dopodomani. La verità è che quest'estate è finita! Ma di che parli, Eric? Siamo ancora a metà luglio, ma smettila, non deprimerti così, Eric! Ma hai finito la vaschetta intera di gelato? Basta, Era Eric! solo quella di un chilo. Basta, passala, ti farà male, ti verrà il mal di pancia, altro che andare a mare! Lasciala! Eric, ho un'idea da proporti. So cosa fare oggi, una cosa bella e divertente. Tipo? Sì, ascoltami, non fare quella faccia. Io sto per proporti qualcosa che ti piacerà, forse. Stavo pensando che anche se non possiamo andare al mare o fare altre attività all'aperto, potremmo andare al centro commerciale. Ah, lo immaginavo, Dominique. Sì, ma no, non andare al centro commerciale così e basta. Ho anche pensato che potremmo fare una challenge. Una challenge? Che challenge? Dai, posa questo gelato, alzati che te la spiego. Dai, basta deprimerti. Va bene. Buongiorno ragazzi, io sono E Eric io sono Dominique. e che siamo venuti, che siamo E venuti insieme! insieme, c'è? C'è ancora il sole. Sei sicura che non possiamo andare a mare? Eric, ma non mi sembra il caso. L'acqua sarà gelida, vieni qui. Ok, Dominique, allora parlami della tua challenge, dai. Allora, dobbiamo andare al centro commerciale, scegliere delle cose che vorremmo comprare. Wow, che novità! Sì, ma. E poi dobbiamo cercare di indovinare i prezzi, senza guardarli, ovviamente. Ah, quindi? Se riesci a indovinare il prezzo, puoi avere quella cosa. Fammi capire, te la regalano? No, 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 non è che quelli del supermercato te la regalano, no. Però un'altra persona può comprare quella cosa. Dominique, chi dovrebbe comprare quella cosa? Beh, io indovino il prezzo e tu me lo compri. Cosa? Ma tu sei pazzo? Ma chi te lo dice che tu indovini il prezzo e io te lo compro? Scusami, perché non facciamo al contrario? Io indovino il prezzo e tu me lo compri. Insomma, io questo non ci avevo pensato. Ok, per i miei. No. Ma come fai a essere sempre così fortunata? Aspetta, parliamone. Io non ci ho pensato ancora. No, non sono d'accordo, non ti ho detto di Eric, sì. Eric, tu hai accettato di fare la conta. Ho vinto io, quindi lo faccio io. Ma veramente il mio è stato un gesto incompulso. Non ho pensato a quello che stavo facendo. Non sai quante volte la gente tira due e io faccio due, sempre. Eric, ho vinto, tocca a me. Magari un giorno, un lontano giorno, potresti farlo anche tu. Ma non oggi. Dopo che saremo andati al mare svariate volte. Un altro giorno di pioggia, magari. Ma adesso andiamo!
andiamo? No, 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 aspetta, aspetta. Io lo so già come va a finire in questi casi. Va a finire che poi tu ti dimentichi che anch'io dovevo fare quella challenge. Passa il tempo e questa challenge non si fa più. Ragazzi, vi prego, ricordateglielo voi. Anche io ho il diritto di farla. Anzi, lasciate già tantissimi like qui sotto a questo video se volete che la prossima volta sarò io a indovinare i prezzi. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Andiamo, ma, andiamo, secondi, stavo parlando. Questa è bellissima, mi piace tantissimo, guardate, è pure il rilievo. Dominique, non guardare il prezzo, assolutamente. Non barare, non guardarlo. No, non lo guardo, la provo, lo devo provare almeno, no? Ti giuro che non baro, dai. Facciamo così, prova a indovinarlo adesso e poi la provi. Ok, ok, devo indovinare. Questa qui, non lo so, considerando che è di Topolino, più di 10 euro sicuro. Forse anche 15, o magari anche 20. Spero di no. Può essere, magari 19 o 15. 15 o 19? Facciamo 15, dai, proviamo. 15, 15 è la mia risposta. Vai, controlla. Speriamo, incrociamo il dito. Controlla, controlla, controlla. Quant'è? 15 e 95. Sì! E i 95 te li sei scordati? Dai, dai. Secondo me non vale. No, 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 per 95 centesimi sono 15 comunque. Va bene, uguale, anzi la provo. Dai, ciao, ciao. Mamma. Eccola qui, è mia e ovviamente ho pagato lui. Andiamo, continuiamo, scriviamoci, la giornata è lunga. Certo, ovviamente ho pagato io, ovviamente. Abbiamo deciso, ma per essere giusto per entrambi, Certo. Che non contano i centesimi, conta soltanto il numero intero, ok? Andiamo. Ragazzi, guardate, qui i prezzi sono tutti in bella vista e quindi le ho detto di guardare le scarpe ma da lontano. Come faccio a guardarle così? Vediamo. No, è troppo alta. No. Ma viene malissimo, Eric, come faccio a trovare delle scarpe che mi piacciono? No, sempre troppo alta. Questa è carina, non è male. Dominique, la vuoi? Beh sì, dovrei provarla, però sarebbe carina. Ok, ma quanto può costare questa cosa? Non ho idea, completamente. Dai Dominique, prova a indovinare e speriamo bene. Secondo me, così guardandola, non dovrebbe costare tantissimo. 30, 40, facciamo 40? Dai, proviamo 40. No, sbagliato. No, dai, quanto? 59,90. No, vediamo. Qual era? No, dai. Ma che tristezza. Vabbè, vediamone altre, che problema c'è? Beh, puoi sempre comprartela tu però. Andiamo. Se le devo pagare io, le vuole. Se le deve pagare lei, non le vuole più improvvisamente. Non capisco come mai. Altro negozio, altra maglietta. Guardate che carina. Che bel colore giallo. Anche se qui dentro c'è un po' di buio, ma è molto molto acceso. Dai, prima di provarla, provo a indovinare il prezzo. Dai Dominique, non sbirciare. Fammi vedere, è qui dentro il prezzo. Sì, non lo vedo, tranquillo, come faccio a vederlo? È dentro. Allora, non lo so quanto potrebbe costare questa maglia. Sinceramente non lo so. Sparo una cifra, una, e una sarà. O 20, o 25, o 30. Precisa. Proviamo con 25. Dai, 25. Vediamo. Ti prego, speriamo. 19,99. Ma no, era un'offerta. Ma no, io non sapevo che era un'offerta. Ma dai, non mi piaceva. Visto che era in offerta, compratela tu. Ma che senso ha? Oggi tocca a te comprare, che senso avrebbe spendere dei soldi io? Vabbè, andiamola a posare. Nemmeno la provi. No, Eric, no, perderei tempo per la challenge, andiamo. Sinceramente pensavo di essere più brava a indovinare i prezzi. Ragazzi, sta diventando un po' complicato. Ragazzi, io non voglio parlare, non vorrei dire nulla, però sta andando bene. Vai tranquillo, adesso vado su qualcosa di più semplice. È che ho preso delle cose troppo particolari. Ce la posso fare. Sono un'esperta di prezzi, di shopping. Andiamo. Ecco, so cosa voglio. Wow, un orologio Samsung. Eric, lui. No. Sì. No. Sì. Bene, non c'è nemmeno scritto il prezzo, quindi dovremmo informarci. Devo solo indovinarlo. Tu non sai che prezzo possa avere questa cosa, no? No. Non lo so. Penso che costi un po'. Sì, costerà un bel po', sì. Però non so esattamente quanto. Però guardate, sarebbe bello e anche rosa. Devo indovinarlo. Fammi ragionare allora. Dominique, facci piano, visto che è un nuovo prodotto, quindi piano. Sì, è un nuovo prodotto, quindi costerà un bel po'. Ma potrebbe costare anche 4
400, 500 euro. Domenica mi sembra un po' tantino da spendere così senza pensarci. Lo so, però è bello. Sì, ma perché in realtà l'ho sempre voluto. Ma se l'hai visto ora non sapevi nemmeno che esistesse. E questo chi te l'ha detto? Quindi sai il prezzo? No, non so il prezzo, però essendo un prodotto nuovo, ragazzi, voi che dite? Non posso chiedere l'aiuto del pubblico? No, non ce n'è pubblico. Non lo so, non lo so, però secondo me sui 400 sicuro. Però è troppo difficile. E se è 410 invece di 420? Domenica, cifra precisa e basta. Hai ragione, hai ragione. Quindi provo. Non lo indovino. Allora, ci sono. Dico un prezzo, eh. Ti prego, non indovinarlo. La mia risposta definitiva è 450 euro. Cosa? No, no, no. Spero tanto che tu abbia torto. No, io spero di avere ragione. Andiamo a scoprirlo. Chiediamo ai commessi, andiamo. Ragazzi, è il momento più ansioso della mia vita. Spero tanto che abbia torto. Il cuore batte, batte forte. L'ho capito che lei piace e lo vuole, ma sono tanti soldi che se lo compri lei. Dominique, guarda, il prezzo c'era, c'era scritto. Quant'è? Quant'è? No, no, no. Ma dai, ma costa meno di quanto pensassi. Ah. No, dai. Ma lo compri lo stesso? No. Oh. Vabbè, andiamo a giocare ancora. Oh mio Dio, ragazzi, per fortuna ho scampato anche questo. Eric, so cosa mi serve. C'è una cosa che voglio comprare che mi serve. Perché, insomma, ti spiego. Oh mio Dio, Dominique, che cosa? Io è da un po' di tempo che pensavo di comprare una nuova valigia. Perché la mia, sai com'è, quando la buttano nei rulli. Sì, Dominique. È tutta rovinata. Certo. Vorrei una bella valigia. Di quelle di plastica, sì. E con un bel colore acceso. Scusami, vuoi cambiarla da un po' di tempo, però oggi la vuoi comprare. Perché devo comprartela io? È la challenge, dai, andiamo nel reparto valigia. Ma ferma. Che c'è? Che c'è? Dominique, guarda qui, vedi? Ci sono tutti i prezzi, messi in bella vista. Ci saranno anche nel reparto valigie? Certo, Dominique, certo. E come faccio a scegliere una valigia? Facciamo così, vado io, te ne prendo vari modelli e te li porto qui. Tu decidi quale ti piace di più e se indovini il prezzo, forse te la compro. Portameli tutti, tutti quelli di plastica e colorati, vai. Vai, Eric, ti aspetto, vai. Vado, vado. Eccoti, eccoti Eric, finalmente. Ma che, ne hai portate solo due? Queste c'erano. È un supermercato, non vende valigie. Tu hai detto di plastica e colorate. Eccole qui, solo queste. Ok, va bene. Comunque sono di plastica e sono colorate. Una rossa e una bianca. Fammela vedere, deve essere una scelta accurata. Allora, cerchiamo di ragionare e cerchiamo di usare la mia bravura in commercio. Certo, bravura. Allora, guardandole così su due piedi, io direi che secondo me questa costa di più. E quindi? E quindi quella che mi piace di più. Ah. No, 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 sto scherzando, non è solo perché costa di più. Però insomma, guardala Eric. È bianca, è splendente, luminosa. Sì, questa mi piace di più. Quella rossa non tanto. Ok, ciao. Ora Dominique, non credere però che sia già tua. Devi ancora indovinare il prezzo. Allora, fammici pensare, fammi ragionare. Allora, pur essendo bella, comunque è una valigia normale. Non sembra niente di particolare. Non dovrebbe avere un costo troppo eccessivo. Poi siamo in un supermercato, quindi... Dominique, prezzo, veloce, adesso. Aspetta, aspetta, non metti ansia. Fammi riflettere. Secondo me costa meno di 50 euro, sì. Secondo me è meno di 50. Prezzo preciso. Ma magari anche 40. Che potrebbe essere 40? E la tua risposta 40? No, 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 aspetta, aspetta. Al supermercato non mettono mai prezzi pari. Mai che scrivono 40. Scrivono sempre 39. Quindi 39. Pensi che costi 39? Sì. Ah, andiamo a vedere. E andiamo insieme perché effettivamente l'ho scordato. Andiamo, andiamo, andiamo. Porto anche l'altra. Eric, guarda, 38 e 49, è 39. No, Dominique, no, no, è no, 38. No, 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 è 39. 38. 39. 38. Ma è 38 e 49, cioè dai, siamo a 39. È più vicino a 38 che a 39. Ti prego. Su, via, Eric, non vorrai certo far caso al centesimo, dai. Dominique, al centesimo no. Ma non ci faccio caso quando è una questo, ma quando sono ma tre, sono quattro. Sono stata brava. Ma dai, sarebbe la seconda cosa che indovino di questa giornata. Dominique, ma... Dai, non hai scuse. Dai, compriamola, l'ho ancora qui. Dominique, allora facciamo così. Tu questa cosa qui non l'hai indovinata. Te la compro perché sono buono. Sono stata brava. Ok ragazzi, finalmente è arrivato un buon momento anche per me. È cena e si mangia. Sì, ma aspetta Eric, non è finita qui ancora. Cioè, vale la stessa regola. La stessa regola della challenge. Se indovino il prezzo, paghi tu. Dai Eric, mostrami il menù. Oscura i prezzi e fammi decidere. Mamma, Dominique, come faccio a oscurarti i prezzi? Mi sa che questa challenge non si può fare. So già cosa voglio più o meno. Voglio un hamburger, quindi oscura i prezzi degli hamburger e fammi vedere. Ok, fatto. Si vedono gli ingredienti, ma non i pezzi. Ok, ok, ci sto. Tanto non sarà così difficile indovinare. Almeno spero. Allora, pane, hamburger,
formaggio fuso. Ok, ci sono, ho deciso, so quale voglio. Questo qui, questo qui. Questo col bacon e col formaggio fuso. Bene, devi iniziare. Quanto costa? Allora, quanto costa? Abbiamo già mangiato in questo posto, ma non è che ricordo i prezzi precisi di tutti gli hamburger. So più o meno i prezzi che fanno, ma non saprei, allora. Allora, più di 10 euro sicuro. Però ricordo che qui i prezzi, come un po' ovunque, mettono sempre quei 90 centesimi. Quindi facciamo, prova a indovinare, 10,90? Sì, 10,90. Ed è la tua risposta definitiva? Scopriamo. No, no, non ci credo! Non ci credo, ragazzi, guardate, guardate qui, è questo il prezzo, è questo! 10,90. Ce l'ho fatta, non so nemmeno io come, ma ce l'ho fatta, è pagata. Dai, ordiniamo, che ho fame! Finalmente è arrivata la nostra cena. E vabbè, anche se devo pagare, almeno mangio. Buon appetito! Much later. Eric! No, Dominic, basta, basta, cosa vuoi comprato? Basta, io non compro più niente. No, va bene, ok. Ok, tranquillo, Eric, in realtà ti stavo dicendo che è tardi e che forse è il caso di andare a letto. Quindi abbiamo finito. Sì, penso che per oggi questa challenge può essere conclusa. Sì, Dominic, ma stammi a sentire, ricorda bene queste parole. La prossima volta sarò io a indovinare i prezzi e tu dovrei comprarmi tantissime cose. Oh, okay. Ma tante, proprio tante. Ok, ok, ma sempre se indovini. Dominique, studierò tutti i prezzi. Tutti i prezzi di ogni bene del mondo, di ogni oggetto. Sarò la persona più informata sui prezzi al mondo. Mondo, mondo. Eric, va bene, ok, ok. Tutti li saprò. Ok, lo faremo se voi vorrete. Ma tanto non ho paura. È risaputo, i maschi non sono bravi a indovinare i prezzi. Questo lo vedremo. Comunque, lasciate tantissimi like se vi è piaciuto questo video, se vi siete divertiti anche oggi insieme a noi. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina. E seguiteci su Instagram, insieme.official. E oggi salutiamo Giulia Marzetti, Carmine Barletta, Ilenia Branchina, Elda e Francesca Picella. Ciao ragazzi, sono a tutti quanti voi. Ciao belli, siete troppo belli, 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 bellissimi. Ci vediamo bene, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao. Insieme, insieme, insieme.